prosegue il dibattito attorno al piano Sogin, che prevede la realizzazione di depositi di stoccaggio di scorie nucleari prodotte in Italia su siti potenzialmente idonei. Sei di queste aree si trovano in provincia di Alessandria. Dal momento della pubblicazione ci sono 60 giorni di tempo per le consultazioni pubbliche e sul territorio comitati spontanei e istituzioni organizzano momenti di approfondimento. Lo scorso venerdì al laboratorio sociale in via Piave ad Alessandria è stata organizzata un'assemblea pubblica a cui hanno partecipato sindaci, cittadini, organizzazioni di categoria. Questa provincia rischia di diventare la discarica nazionale di tutte le scorie che ci sono in giro. È che sia sbagliato l'approccio che è stato usato del deposito nucleare unico, nel senso che noi pensiamo che si possa e si debba mettere in sicurezza l'esistente dove già si trova e non movimentare centinaia di metri cubi di materiale radioattivo da nord a sud della penisola. La terza problematica che evidenziamo, e ahinoi la più grave, è che questo sito risulterebbe definitivo per le scorie a bassa e media attività, mentre risulterebbe transitorio per quelle ad alta attività, che sono 17.000 metri cubi, quindi rimarrebbero qui per un periodo non definito in attesa che si trovi un deposito geologico più idoneo. Quindi anche la favola che stanno raccontando, che questa sarebbe la soluzione definitiva, è assolutamente non vera e inaccettabile dal nostro punto di vista. A partecipare in collegamento web c'era anche Greenpeace, attraverso la relazione del direttore Campania Italia Alessandro Gianni. L'incontro di oggi ci sarà il responsabile della comunicazione nazionale di Greenpeace, che porterà la posizione appunto di Greenpeace, su questo tema. Ad esprimere preoccupazione è anche il mondo agricolo. Tu pianti un vigneto in collina, ti fanno fare l'impatto ambientale, mi sembra davvero una grande presa in giro questa cosa qui, mi sembra davvero uno scaricare il barile dove la popolazione magari è minoritaria rispetto ad altre regioni, dove il problema nostro è che noi abbiamo un rispetto dell'ambiente importantissimo, ma riteniamo che il futuro di tutte le generazioni, di tutto il territorio, passa attraverso il rispetto dell'ambiente, insomma, alle cose che noi stiamo facendo tutti i giorni. Questa cosa calata dall'alto è una cosa davvero molto antipatica.